Voglia di dolce ma poco tempo a disposizione per prepararlo? Allora fermati qui e vieni in cucina insieme a me perché oggi prepariamo insieme le sfogliatelle veloci alla ricotta. Sono golosissime. Dai, iniziamo. Per prima cosa srotola un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, taglialo in 3 strisce pressoché uguali. Spennella la prima striscia con del burro fuso e sovrapponi la seconda striscia di pasta. Schiaccia bene con le mani, spennella nuovamente con del burro fuso e sovrapponi anche l'ultima striscia di pasta. Dopo aver schiacciato per bene con le mani e spennellato nuovamente con del burro fuso, arrotola il rotolo ben stretto e chiudilo in un foglio di carta da forno. Riponilo in freezer a riposare per circa 30 minuti. Nel frattempo prepara la crema, quindi setaccia la ricotta in una ciotola, aggiungi lo zucchero a velo e i cubetti di arancia candita. Mescola bene il tutto con un cucchiaio in modo da amalgamare gli ingredienti alla perfezione. Metti la crema da parte e riprendi il rotolo dal freezer, quindi affettalo in fette spesse circa 1 cm. Lavora ogni fetta fra le mani partendo dal centro verso l'esterno fino a formare una sorta di cono. Farcisci ogni cono ottenuto con la crema di ricotta preparata in precedenza e sigilla bene i bordi. Sistema le sfogliatelle su una leccarda foderata di carta da forno, spennella la loro superficie con del latte e cuoci in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 30 minuti. E tadan! Eccole pronte, guarda quanto sono golose, sono super veloci e buonissime. Ti sono piaciute? Lasciami un commento!